Napoli è energia, Napoli è rinascita, Napoli per me è la città più bella del mondo. Napoli è la mia città, Napoli è la mia terra. Napoli ti dà se sai dare. L'importante è avere un progetto chiaro, avere un'identità e diventare, perché no, un po' come lo sono diventato io, una calamita, diciamo, per tante persone che arrivano qui da ogni parte del mondo per scoprire e mangiare a Napoli attraverso la pizza. Sono un pizzaiolo napoletano, della tradizione. Appartengo ad una famiglia di pizzaioli che dagli inizi del secolo scorso, dagli anni 30 del secolo scorso, ha lavorato nel mondo della pizza tradizionale napoletana. La mia pizzeria Gino e Toto Sorbillo si trova nel centro antico di Napoli e ho contribuito alla rinascita di questo antico mestiere rilanciandolo. Prima il pizzaiolo, voglio dire, lavorava veramente in un angolo del locale e non amava neanche tanto farsi guardare. Le cose sono cambiate per fortuna, la pizza è ritornata dalla porta principale anche nei ristoranti e nell'alta ristorazione. Lo vedo un po' come riscatto del cibo povero. Io non faccio altro che la pizza che deriva dalla pizza libretto a portafoglio, nata qui all'incirca 300 anni fa nel centro antico di Napoli. Quindi la mia filosofia di pizza nasce da quella, essendo io molto ancorato a questa zona, a queste tradizioni, a questo modo di mangiare. Io ho sempre trovato l'abbinamento con il prosecco, un abbinamento speciale che mettesse d'accordo tutti, quindi brut, extra dry, dry. Io credo che sia il vino ideale, spumantizzato, per poter abbinarsi a qualsiasi abbinamento proposto sulla pizza. In primis con la pizza della tradizione, la marinara, la margherita, che sappiamo benissimo che sono le pizze che hanno conquistato il mondo. Io il futuro della pizza lo immagino sempre più identitario. Non abbandonare mai la tradizione, i prodotti della tradizione, i prodotti che hanno reso grande la ristorazione italiana, come per esempio il prosecco. Io credo che, come dire, sia un po' l'ABC della ristorazione, sia un po' la base di partenza a cui tutti potrebbero ispirarsi per fare poi proposte particolarmente più interessanti, ma quella è la base di partenza.